30 marzo del 2012, quando i giudici della Corte d'Assise di Milano, presiedute da Anna Introini, intorno alle 16 si riuniscono in Camera di Consiglio. Poche ore dopo verrà pronunciata la sentenza. A poco più di un anno dall'inizio del processo, esecutori e mandanti dell'omicidio di Lea Garofalo hanno finalmente un nome e un volto. Sei, per la precisione, quello impassibile di Carlo Cosco, ex convivente della donna e padre della figlia Denise, teste fondamentale nel processo, utile a ricostruire movente e circostanze dell'efferata esecuzione della donna. Dietro le sbarre, già in stato di detenzione preventiva, rimangono anche i fratelli di Carlo Cosco, Giuseppe e Vito. In carcere anche Carmine Venturino, Rosario Curcio e Massimo Sabatino. Secondo la tesi della pubblica accusa, rappresentata in aula dal PM Marcello Tatangelo e accolta dai giudici, tutti e sei gli imputati avrebbero preso parte al progetto criminale che aveva come vittima designata Lea Garofalo, colpevole di aver sfidato i clan di Petilia Policastro diventando testimone di giustizia. Lea fu seguita, torturata e uccisa la notte del 24 novembre del 2009, i suoi resti ridotti in cenere e sparsi in un campo poco lontano dal luogo del delitto. La sua straziante agonia si consumò in un capannone nella periferia di Milano. La Corte sceglie il massimo della pena consentita, l'ergastolo, per i sei assassini senza distinzione tra mandanti ed esecutori, perché davanti a tanto orrore il sangue gronda allo stesso modo da tutte le mani. Le motivazioni della sentenza sono condensate in 172 pagine. I giudici ripercorrono la vicenda soffermandosi sul ruolo di ogni persona coinvolta e arrivando alla seguente conclusione. Le prove assunte, si legge, consentono di verificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la correttezza del capo di imputazione che ha individuato quale conseguenza delle condotte poste in essere dagli imputati la morte di Lea Garofalo. La sentenza è stata confermata, almeno in parte, in secondo grado, fatta eccezione per Rosario Curcio, assolto, e il giovane Carmine Venturino, 25enne ex fidanzato della figlia di Lea Garofalo, testimone in parte autore di quel terribile delitto, che ha deciso di intraprendere il percorso da collaboratore di giustizia beneficiando di un cospicuo sconto di pena. Benvenuti ad una nuova puntata di A Sangue Freddo. Questa puntata sarà interamente dedicata alla storia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia scomparsa e poi uccisa nel novembre del 2009 a Milano. Una storia molto complessa, una storia tragica che però ha lasciato in eredità la voce di una giovanissima donna, che è quella di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo. Ma di tutto questo ci occuperemo più avanti, adesso iniziamo con la narrazione. Una storia, come diceva Loredana, di grande interesse per tutti, perché ha lasciato un segno. Ha lasciato un segno e noi lo analizziamo, questo segno, in diversi aspetti. Partiamo con la criminologa Monica Capizzano, che analizza in questa nostra intervista insieme a Loredana Colloca una parte importante di questa storia. Chi ha ucciso Lea Garofalo, perché l'ha uccisa, come è maturato questo omicidio e che ne sarà di Denise dal punto di vista psicologico, come potrà recuperare questa ragazza la sua vita. Sentiamo questa nostra intervista. Parliamo della storia di Lea Garofalo, che è una testimone di giustizia, lo ricordiamo, calabrese, lei proveniva dal Crotonese nello specifico, che scomparve e poi venne uccisa in Brianza, a Milano, appunto nel novembre del 2009. Soltanto lo scorso anno sono venuti alla luce che i suoi resti in realtà sono stati ritrovati, che non era stata sciolta nell'acido come a lungo si era ritenuto, ma bruciato dopo il sequestro e un mortale strangolamento. Quindi è stata prima strangolata, poi, come disse Carmine Venturino, che ha raccontato questo accanimento, con una pala dove le sono state spezzate tutte le ossa, mentre nel frattempo il suo corpo veniva dato alle fiamme.
quindi una descrizione veramente macabra di questo efferato omicidio, che non è altro che un caso di lupara bianca che possiamo dire essere stato esportato a Milano perché doveva venire eliminato il corpo fisicamente di Lea, che aveva raccontato agli inquirenti questa cruenta faida del suo paese, esportata anche nel milanese. Lei aveva testimoniato contro la famiglia, aveva avuto il coraggio di ribellarsi per amore, non soltanto perché era una madre, ma perché lei credeva nella giustizia per il fratello Floreano, ricordiamolo, i cugini Mario, Francesco e Salvatore, che erano state tutte vittime di questa sanguinosa faida contro il clan dei Mirabelli. Quindi veramente una storia spietata, è un'esecuzione mafiosa ai giorni nostri, con il fatto della storia sul femminicidio e di tutto quello che ne discende. Possiamo dire che ci sono dei risvolti appunto sul femminicidio, perché questo accanimento contro una donna che si era ribellata alla sua stessa famiglia, quindi che non era voluta sottostare alle regole della propria famiglia, e una distruzione del suo corpo. Quindi come monito anche per gli altri membri della famiglia, dove vengono spezzati tutti i legami familiari, dove finanche una madre non è più una madre, ma un semplice corpo che deve essere distrutto perché si è ribellato. In questa storia viene prepotentemente fuori il personaggio forse più inquietante, che è quello di Carlo Cosco, che è stato compagno di Lea, con il quale Lea ha avuto una figlia, Denise, che oggi è sotto protezione e continua a collaborare con gli inquirenti, e che ha ordinato non solo l'omicidio della sua compagna, ma aveva intenzione anche di eliminare la figlia stessa. Che personalità può avere Carlo Cosco? Allora, innanzitutto una persona che appartiene alla mafia, quindi già di per sé appartiene a un determinato tipo di gruppi di persone che nella loro storia familiare sono cresciuti secondo questi dettami di dolore e quant'altro. Carlo Cosco che mette a punto questo piano nonostante il legame con la figlia. Lui, ex compagno della donna, decide di avvicinarsi a Denise, a sua moglie Lea, nel maggio del 2009, proprio con la scusa di riprendere questo rapporto con la figlia. L'attirò in via Montello numero 6 con l'intento proprio di parlare del futuro di Denise. Infatti ci furono alcune telecamere che inquadrarono la madre e la figlia nelle ore di quel maledetto pomeriggio proprio lungo i viali di quel cimitero che costeggiava quella strada. Era un piano per il rapimento organizzato già 4 giorni prima. Era stato noleggiato il furgone da un cinese, l'arma del delitto, il magazzino dove svolgere l'interrogatorio e l'appezzamento addirittura dove la donna è stata successivamente fatta sparire. Quindi era organizzato tutto nei minimi dettagli. Nel caso di Lea, la sua volontà e il suo corpo purtroppo sono stati distrutti, ma è rimasta Denise. Il futuro di questa ragazza, da un punto di vista psicologico, potrà mai liberarsi completamente? Probabilmente no, ma potrà mai approcciarsi ad un vissuto normale? Francamente non credo. Lei rilasciò un'intervista molto toccante, a mio avviso, Denise Cosco, alla stampa qualche anno fa, e disse proprio questa frase agghiacciante: mio padre uccise mia madre ma non lo odio. E Denise è una delle tante vittime dell''ndrangheta, perché non si è vittime soltanto quando si muore, lo si è vittime anche quando si sopravvive. Da anni vive nascondendosi dietro questa falsa identità, sotto scorta. Sua madre appunto collaboratrice di giustizia, suo padre che l'ha uccisa massacrandola in questo modo, e il suo fidanzato, ex fidanzato Carmine Venturino, complice di suo padre nel rapimento e nell'uccisione di Lea. Io credo che siano dei macigni che una persona, al di là che lei era minorenne in quei tempi, non può scrollarsi di dosso. Potrà superarli con il tempo, nel senso deciderà poi di andare avanti. Ma questi condizioneranno per sempre la sua vita, sarebbe impossibile. Un evento traumatico condiziona la nostra vita in ogni sua sfaccettatura, anche se piccolo, confronto ad una storia del genere. Figuriamoci questi meccanismi e queste dinamiche.
E adesso ascoltiamo un contributo fondamentale, quello di una collega, di Marika De Maria, che qualche giorno fa ha ricevuto a Catanzaro il premio dalla Chiesa proprio per una sua opera, che è il libro dedicato alla storia di Lea Garofalo, la storia di Lea, che Marika De Maria ha scritto dopo aver assistito a tutte le udienze del processo che, ricordiamo, si è svolto a Milano e che si è concluso con la condanna all'ergastolo per tutti gli imputati. Sentiamo. Ho toccato da vicino la storia di Lea Garofalo andando alla prima udienza del processo che si è svolto a Milano, la prima udienza nel luglio del 2011, e in quel momento abbiamo capito che ci dovevamo essere dal punto di vista giornalistico. Io lavoro nella redazione di Narcomafia, perché questa storia non rimanesse, come invece avrebbe voluto la famiglia, chiusa tra le mura domestiche. Quindi ho iniziato a seguire tutte le udienze del processo di primo e di secondo grado, vedendo poi mano a mano crescere la consapevolezza nella società, soprattutto da parte dei giovani, delle giovani in special modo, che questa storia andava sentita sulle nostre spalle, questa storia andava raccontata. Narcomafia entra nei problemi della criminalità molto spesso. In questo di Lea ha fatto una scelta particolare, tanto che tu hai fatto poi un libro che appunto si chiama La scelta di Lea. Che cosa racconti? Allora, innanzitutto un passo indietro: Narcomafia è un mensile che ormai ha 20 anni e nasce all'indomani della strage del 92 nel 93, collante tra Gruppo Vele e Di Libera su volontà di Don Luigi Ciotti. Con Narcomafia abbiamo ovviamente fatto una scelta di campo ben precisa, non poteva essere diversamente. Tutto il materiale, tutte le cronache che io ho pubblicato prima sul sito di Narcomafia e poi sul cartaceo sono confluite nel libro La scelta di Lea, edito dalla Melampo, che è il diario processuale che racconta la storia umana di Lea Garofalo. Che cosa non deve andare perso di questa storia? Non deve andare persa il coraggio di Lea Garofalo, il coraggio di Denise, che non ha visto materialmente chi ha ucciso sua madre, ma aveva la certezza morale che a farlo fosse stata la sua famiglia, che ha avuto il coraggio di andare in un'aula di tribunale nascosta dietro un paravento, ma a dire: lì i miei parenti hanno ucciso mia mamma, che adesso vive sotto protezione e non dobbiamo dimenticarla. Sono arrivate centinaia di lettere a supporto di Denise, sono partiti progetti nelle scuole, fumetti dedicati alla storia di Lea Garofalo. Lea Garofalo è diventata un simbolo. Ci sono però, come lei, tante altre donne che vivono ancora nell'ombra, che non sono nelle condizioni di denunciare, oppure che vorrebbero denunciare ma hanno paura delle conseguenze. E quindi noi dobbiamo, come cittadini, chiedere alle istituzioni di fare la propria parte, di fare in modo che queste donne, perché è difficilissimo comunque denunciare l'andrangheta, perché significa denunciare i tuoi cari e ribellarti a un sistema che tu hai respirato fin da piccola. Lea Garofalo è cresciuta con la consapevolezza che il sangue si lava con il sangue, quindi la vendetta, e diventa quindi ancora più difficile ribellarsi. Ecco, dobbiamo fare in modo di stare vicino a queste persone, di modo che la storia di Lea Garofalo non vada persa, la storia di altre donne come Tita Buccafusca, come Maria Rosaria Cacciola, siano da esempio e servano per arrivare proprio a scardinare quella cultura andranghetista e arrivare a una cultura responsabile. Tu hai conosciuto Denise, che oggi, sottolinei, non va dimenticata perché vive sotto scorta. Che cosa ti ha colpito di questa ragazza? Che cosa ti ha raccontato? Che cosa ha dentro oggi Denise? Ma Denise, io l'ho vista di sfuggita un paio di volte, lei viene nel sistema di protezione, quindi sono centellinati i contatti ed è giusto che ce l'abbiano altre persone all'interno di Libera. Mi ha colpito e ha colpito tutti noi l'estrema forza, il fatto di aver vissuto fin da piccola isolata praticamente con la mamma, in simbiosi con la mamma. Lei diceva: mia mamma e io avevamo 17 anni di differenza, eravamo sorelle, eravamo amiche, oltre che mamma e figlia, ci scambiavamo i vestiti, andavamo ai concerti insieme. La forza che ha avuto, la forza e nel contempo stesso la fragilità di una ragazza di 20 anni, rendersi conto di che cosa ha vissuto fino a questo momento, rendersi conto che tutte le cose che tu dai per normali alla tua età in realtà normali non sono, perché lei non le ha avute, rendersi conto che lei il sabato pomeriggio non poteva andare in giro a fare una passeggiata in centro, come non poteva chiedere a un proprio amichetto o compagno di scuola di andare a casa sua a fare i compiti. È una vita così. È una
una vita rarefatta, è una vita aleatoria, è una vita sospesa. Lei ha portato avanti con estremo coraggio tutte le fasi del processo di primo e di secondo grado, ha testimoniato allo sfinimento per ore e ore davanti prima al pubblico ministero, davanti alle difese, davanti appunto ai suoi familiari. Quindi a lei adesso dobbiamo pensare in ricordo di sua mamma e per fare in modo che tutto questo non venga vanificato. La famiglia è in tribunale a confrontarsi con una ragazza di 20 anni che li accusa. Che impressione hai avuto? Gli imputati erano molto tracotanti, molto, molto arroganti. C'era anche l'impressione che era come se non si parlasse di loro, cioè loro nelle gabbie si scambiavano le caramelle, si scambiavano i pezzetti di cioccolata, come se la cosa non interessasse. Quando ha testimoniato Denise c'era un nervosismo palpabile e Carlo Cosco arrivò in secondo grado, perché in primo grado loro non hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, in secondo grado a rilasciare dichiarazioni spontanee dicendo: io amo mia figlia e mi chiedo chi la sta proteggendo e perché la sta proteggendo. In realtà si sapeva che c'era un progetto omicida nei confronti di Denise, che anche per questo che lei vive sotto protezione. Loro sono stati messi in scacco, in difficoltà da una ragazza di 20 anni. Hanno capito che Cosco non significa solo traffici illeciti, non significa solo l'omicidio di Lea Garofalo, ma è soprattutto adesso grazie a Denise legalità, responsabilità, il senso delle istituzioni, il senso di voler denunciare. Marica De Maria ha ricevuto il premio dalla Chiesa, un premio che è andato proprio a chi è impegnato sul territorio nazionale a difendere i valori più puri che noi abbiamo, quindi alla lotta contro la criminalità. La scelta di Lea, questo libro scritto da Marica De Maria, è stato premiato. Il premio gliel'ha consegnato proprio Simona Dalla Chiesa e sentiamo come Simona Dalla Chiesa parla di Lea Garofalo. Lea Garofalo era calabrese, lo sapete, era di Ventidiavoli Castro. Lei si è ribellata, era di una famiglia coinvolta nei fatti di 'Ndrangheta e l'uomo che ha sposato è un uomo coinvolto nella 'Ndrangheta. Ha avuto il coraggio di testimoniare, di andare dalle forze dell'ordine, di denunciare e poi è stata portata a vivere lontano dalla Calabria con sua figlia, una bambina che oggi ha 23 anni. Ebbene, il padre, utilizzando anche la complicità del fidanzatino della figlia, ha rapito e ucciso la moglie. Questa giovane donna che voleva soltanto ritornare ad essere una donna della Calabria, libera. Libera dai retaggi degli 'ndranghetisti, libera da certe disvalori familiari. Perché lei non era cresciuta in una famiglia che le aveva instillato il valore della giustizia, delle forze dell'ordine che sono amiche, no. Se l'è creata questa libertà, questa dignità di persona, da sola, e quindi ancora di più coraggiosa, per sé e per sua figlia. Bene, quando c'è stato il processo a Milano, non è andato nessuno, non faceva notizia, non sarebbe mai andato in prima notizia sui telegiornali, quindi perché andare se poi non c'era la carrellata che ti riprende? Marica andava a Milano in treno a tutte le sedute a partecipare a questo processo e con lei trovava a Milano delle liceali di Milano che per testimoniare la loro solidarietà a una loro coetanea, a una vostra coetanea, andavano lì, si facevano vedere all'interno del tribunale, perché quella ragazza, che comunque non potevano vedere perché era coperta dal paravento per una sua protezione, sapesse di avere altre ragazze con lei. Da questo processo è uscita una condanna esemplare, sono stati condannati tutti all'ergastolo. E Milano, non la Calabria, Milano, ha tributato un funerale di Stato con il sindaco Pisapia, con la bara portata a spalle dalle autorità, e con la presenza di tutte queste donne.
E concludiamo con una testimonianza che non ha bisogno di alcun commento. Precisamente il 19 settembre dello scorso anno, a Milano, non in Calabria, sono stati celebrati i funerali di Stato per Lea Garofalo. A celebrare questa cerimonia laica è stato Don Ciotti, presidente di Libera. Durante la manifestazione è intervenuta Denise da una località protetta dove si trova e dove continua a collaborare con la giustizia. Sentiamo questo contributo. Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per darmi una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene. E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma. E con le parole di Denise al funerale della madre di Lea Garofalo si conclude questa puntata. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima storia. In questa puntata abbiamo seguito a ritroso la vicenda umana di Lea Garofalo. Lea Garofalo, che è una calabrese che noi abbiamo voluto ricordare anche perché le positività di questa terra, pur se le loro storie finiscono in maniera drammatica, vanno sottolineate, perché c'è un esempio da seguire a volte e ci si può ribellare alla criminalità. Sì, è vero che si perde la vita, ma dobbiamo essere d'esempio per chi in futuro può fare molto di più. Non aver paura, per esempio, perché insieme possiamo farcela. Alla prossima puntata.